Un'accademia della palla a spicchi, non può essere un caso che sia nata a due passi dal centro tecnico di Coverciano, l'Università del Calcio. La Firenze Basketball Academy è un'elite nel proprio settore, una realtà che unisce i risultati scolastici con quelli sportivi. Il campo, infatti, sta già dando verdetti oltre ogni aspettativa. Gli investimenti per la formazione sono sempre in aumento. Al fianco dell'Academy c'è un'azienda del territorio come Sustenium Menarini. Facciamo pallacanestro di eccellenza come settore giovanile, sia maschile che femminile. Siamo nati nel 2019 da un'idea mia, ma anche di altri appassionati di pallacanestro, e abbiamo deciso di dare ai ragazzi meritevoli per noi la possibilità di giocare a pallacanestro ad altissimo livello, mettendogli a disposizione uno staff tecnico di professionisti, uno staff medico, lo staff di stil nuovo di preparatori atletici che è di livello nazionale, e i risultati sono stati strabilianti da subito. La squadra Under 15 nel 2019 aveva 10 punti di vantaggio sulla seconda, Under 15 eccellenza, quindi si parla di settore giovanile di Serie A, e noi eravamo lì con 10 punti di vantaggio e siamo stati fermati dalla pandemia. L'anno dopo abbiamo vinto l'Under 16 eccellenza maschile e abbiamo vinto l'Under 17 femminile. Quest'anno abbiamo vinto ogni campionato al quale abbiamo partecipato. Abbiamo partecipato alle finali nazionali maschile nell'Under 17, arrivando nelle prime 5 squadre d'Italia, e con l'Under 14 da campioni regionali femminili abbiamo vinto la Coppa Italiana, che equivale a uno scudetto nazionale. Quindi una soddisfazione incredibile, e dimostra che se te dai gli strumenti agli atleti di Firenze, dove ci sono tanti appassionati e tanti tesserati della pallacanestro, i risultati arrivano. La bacheca della Firenze Basket Academy si sta riempiendo velocemente. L'ultimo trofeo, in ordine cronologico, lo hanno portato a casa le ragazze dell'Under 14, vincendo la Coppa Italiana contro Torino 40-37. Beh, l'Under 14 femminile, allenata da Coach Corsini, che è poi l'allenatore anche della Serie A della PFF, è un nostro fiore all'occhiello. Le ragazze sono brave, molto di loro hanno vinto il titolo Under 13 e qualcuno ha partecipato anche a vincere il titolo Under 15, quindi ci aspettavamo di avere una squadra forte. Poi vincere è sempre difficile, e abbiamo vinto di 3 punti contro una squadra molto forte come Torino. Dopo un percorso di sole vittorie siamo veramente entusiasti e soddisfatti, soprattutto per le ragazze e per le famiglie, perché è una vittoria storica per la città di Firenze e adesso godiamo tanto. Qual è il prossimo obiettivo con queste ragazze? Beh, noi vogliamo crescere, vogliamo ancora migliorare tutte le nostre squadre e vogliamo dare a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi gli strumenti necessari per diventare giocatori di pallacanestro i migliori possibile.